Nel bellunese sono vaccinati con almeno una dose un quarantenne su due, due cinquantenni su tre, il 99% degli ultra ottantenni. Questo è il quadro relativo alla campagna di immunizzazione anti-covid nel territorio dell'US Dolomiti, che avanza una ventina di sedute la settimana e ha prodotto 160.000 iniezioni dal primo drive-in di dicembre. Negli ospedali non ci sono più ricoverati per Covid, anche se in generale si avverte qualche preoccupazione in merito alle varianti. Dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie una rassicurazione. Tutti i vaccini oggi sono efficaci rispetto a tutte le varianti in particolare per quanto riguarda la malattia e le forme gravi di malattia. E questa è una meravigliosa notizia. Intanto si programma un futuro post-pandemico. Il comitato organizzatore delle Olimpiadi del 2026 incontrerà il Presidente della Repubblica per illustrargli lo stato di avanzamento dell'organizzazione. La Regione Veneto rilancia sulle infrastrutture. È innegabile che il passaggio delle Olimpiadi in Veneto lascerà opere pubbliche importanti. Adesso si tratta di capire se le, vuole lascia, se le vogliamo lasciare completate o in corso di completamento per il 2026. Di certo abbiamo la variante di Cortina, la variante di Longarone, stiamo parlando di un villaggio olimpico importante su Cortina, stiamo parlando di gare importanti, stiamo parlando di tutta una serie di attività, di valorizzazione dei territori, stiamo parlando anche di quello che la Regione sta tentando di fare con i, con i gestori per fare i, i famosi collegamenti intervallivi, cioè di dire siamo capaci di arrivare al 2026 e collegare Cortina ad Araba e Cortina al Civetta, noi faremo un percorso sugli sci che è il doppio del Sella Ronda.